Bentornati su Noma Mammazzo, bentornati nella playlist Toys and Unboxing. In questo caso oggi parliamo di unboxing. C'è con me ospite F Cosplay che Ciao ragazzi. potreste ricordare dalle live che abbiamo fatto l'anno scorso in tempo di primo lockdown. Abbiamo fatto delle live a tema Harry Potter. Harry Potter. E eravamo in cosplay. Io ero Severo Speton e lui era il preside Silente. Giusto, giusto, signor Era un preside. cosplay alla prima e alla terza, poi Sì, è poi intervenuto anche Deadpool in un paio di sì, c'è stato puntate un po' di cacciara, un po' di diciamo. delirio. Ma non siamo qui per parlare di Harry Potter. L'unboxing di oggi invece è a tema Dylan Dog, questa grandissima personcina ha pensato di farmi gli auguri del compleanno perché oggi compio gli anni io, ma compie gli anni anche il canale. Non è proprio lo stesso giorno, però 10 giorni fa sono stati 2 anni di canale. E oggi compio gli anni io, quindi facciamo una festa unica. Stasera ci sarà una live di trivia a tema fumetti con i soliti ragazzacci con cui l'ho fatta anche l'altra volta. E oggi facciamo questo bellissimo unboxing, facciamolo vedere e poi cambiamo. Ecco, del Wedding Box di Dylan Dog, che se non sbaglio era l'esclusiva di una Lucca. Non ne ho idea, Ok, credo non lo l'ultima so. Lucca fatta, perché poi Io non c'è più stata la possibilità di l'ho fare visto, lì. ti ho pensato e È bello perché mi hai pensato in un wedding box, quindi c'è un messaggio che lui mi vuole sposare, esatto, probabilmente. Quindi è potrebbe vero. esserci una proposta in diretta no, perché è registrato, però. No, no, Dammi la manina, no, no. 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 Bene, cambiamo, stacchiamo sulle nostre abili manine che aprono questo box e poi torniamo a parlarne insieme. Unbox del box. Bene, il wedding box di Dylan Dog è questo qui. Andiamo a aprirlo con abile maestria. Ci siamo aiutati prima con un taglierino, ma possiamo ancora dargli una tagliatina. Mi ricordo una certa trasmissione con un tal tizio con gli occhiali che da niente era un po' il MacGyver del bricolage, dei giochini con la carta. Ciao Ah, sì, il grande Mucciaccia. Mucciaccia, Salutiamo salutiamo. Mucciaccia che ci ha insegnato a usare le forbici con la punta arrotondata che non stiamo usando. Allora, guardiamo subito che sulla scatola c'è questa feritoia che potrebbe servire Aprire. a aprire. Ah, quindi si apre così. Si scorre la scorrevolezza di Lindor, ma invece non ci sono i Lindor, purtroppo, però meglio perché non c'è roba deperibile. Allora, c'è chiaramente un fumetto che è il numero meno 1 alla meteora, dovrebbe essere il 399 a memoria, ma sì, perché quello della meteora è il 400, ci sono arrivato. E c'è la versione di edicola, se non sbaglio, con Groucho e Dylan in copertina. E poi c'è Anche dietro. anche dietro, wow. Allora, forse non è una versione da edicola, perché la versione da edicola mi sa che ha delle pubblicità qua dietro. Qua invece è un'edizione proprio che c'è solo in questo wedding box. Poi abbiamo ben due versioni che ricordano molto Los Días de los Muertos, o il 5 maggio, il Cinco de Mayo, tutte queste cose un po' alla messicana. Vediamo, c'è il teschio, ci sono le chiavi. Tra l'altro io al tatto sento che è in rilievo. Yes. Bianco Il bianco non riesco a capire, forse no. no, nero sì. Il nero è in rilievo. Anche il nero, così a memoria, se non sbaglio, il nero c'è solo qua dentro, ragazzi, solo nella versione del wedding box, mentre il bianco, che forse è proprio per questo che non è in rilievo, quindi è un po' più da facile all'usura, si poteva trovare anche a Lucca singolo con un mese d'anticipo. Edizione varia. Ah, ecco, infatti, Tiratura vedete? limitata. Qua 6 euro e qui 10, vedete, vale di più, infatti è particolare, c'è proprio una stampa particolare. È identico il fumetto, Credo sì. che l'interno sia identico, siano delle variant. Lo sfogliamo un Tutti e tre. attimo. È disegnato in parte da Corrado Roy e in parte da, no, scusate, devo leggere perché Roy lo riconosco ormai. Però, soggetto nei disegni, ah, c'è Luca Casalanguida, Sergio Gerasi, Marco Nizzoli,
Nicola Mari, Corrado Roy, Angelo Stano. Quindi ci sono diversi disegnatori che come si dice, susseguono. Ma non è finita qui perché c'è un altro matrimonio tra Dylan e una donzella. Il numero è Finché morte non vi separi, che non so che numero sia, perdonatemi, non me lo ricordo, credo sia. Ah no, 121, ecco. Il numero 121, che dovrebbe essere tra quelli che vi ho consigliato anche per iniziare a leggere Dylan Dog, se andate a vedere il video come iniziare Dylan Dog. Se non l'ho fatto, martellate sulle dita, questo è uno di quelli storici di Dylan Dog. Poi c'è una lettera, aspetta, c'è anche l'anellino che poi guardiamo. È un invito, non lo so. Oh, la signoria vostra è invitata a partecipare alla cerimonia nuziale. Wow! Però non c'è lo spazio per mettere accetto, rifiuto. Dove si svolge il rinfresco? Dove si... Al Al cimitero, cimitero al probabilmente, cimitero. esatto. Allora, poi c'è questa cosa qui che penso sia un test di gravidanza. No, in realtà è una cosa del genere. Che, anzi, questa cosa qui ve la facciamo vedere dopo, quando stacchiamo di nuovo su di noi, perché è un po' impossibile da far vedere in questa prospettiva. E dulcis in fundo c'è l'anello. Aspetta, che se non sbaglio a memoria, perché quando vidi la presentazione sul sito Bonelli, parlavano di questo anello. In Bonelli parlavano di un anello. Cavoli, ma è... Non è plastica, eh? Tu che te ne intendi, è metallo. Sì. Questo è l'anello che Dylan propone, usa per proporsi in matrimonio nel numero 121, se non ricordo male. Tra l'altro, ecco, già che ci siamo, il 121 è a colori. Non è la versione che uscì in edicola, che era in bianco e nero, ma è una ristampa a colori del 121, quindi tanta, tanta roba. La sposa non è Bree Daniels, no. No, no, Allora era è già morta. la... No, no, è un prequel in realtà, mi sa, è perché lei è Lily Connolly, è l'irlandese che poi è stata imprigionata perché era una terrorista dell'IRA. Ed è stata... Perché poi non so se si sposano davvero, lui glielo propone e basta. E l'anello, che è questo, lo trova nelle patatine, mi sembra. Qualcosa del genere. Ecco, vedi? In un loro primo incontro lei lo trova nelle patatine, lui lo conserva e lo usa per farle la proposta. Quindi questo anello da 2 soldi, ma carico di significato emotivo per Dylan Dog. Quindi adesso torniamo nell'altra videata e continuiamo il video. Eccoci tornati nell'inquadratura che mostra i nostri bellissimi faccioni. Volevo farvi vedere una cosa. Allora, questo è l'anello che abbiamo mostrato prima. È regolabile perché, per esempio, sulle mie ditina fatate, che comunque non ho una mano grande, sta sul mignolo. Però si può appunto regolare in modo che potete metterlo su qualunque dito che volete. Non fate battute. Mentre l'ultima cosa, anche lei stia tranquillo, sì. Assolutamente, non mi Nel esprimo. frattempo l'abbiamo messo qua dietro, se non l'avevate notato. Mostriamo che cos'è l'ultima cosa, per chi ancora non lo sapesse, perché comunque magari anche in casa vostra c'è questo wedding box. Scrivete sotto nei commenti se ce l'avete già. Vuoi fare tu gli onori? Non è un Non è un tampone, tampone. assolutamente. Allora, dovrebbero essere bolli di sapone. Cioè, non sappiamo il perché. Oh, ci sono andate da tutte le parti, Ma tranne che adesso davanti alla... arrivano, Ah, eccola, non che è un effetto speciale, no filter, belle! Sono vere. sono vere, ragazzi, adesso ne sta arrivando un'altra, eccola qui, eccole qua. Wow, com'è tutto molto romantico! Credo che queste simboleggino un po' il riso, diciamo, in mancanza di riso ho messo le bolle, il riso da lanciare ai matrimoni. Però non fa male come... Cioè, le bolle non fanno male come il riso, quando Come le lanci riso? proprio con Sì, cattiveria. esatto. Perché è bello quando... Pam! No, ma io di solito lancio quello cotto. Di solito porto il risotto allo zafferano e lo lancio direttamente Proprio bello, sull'abito bello, della proprio sposa, ciak, sull'abito proprio della metti sposa direttamente. i maccheroni. Ah no, vabbè, giusto. Come la Aragù. pasta alla matriciana, anche molto valida. Comunque,
Grazie per averci seguito fino a qui, nonostante sia il compleanno del canale, ci facciamo gli auguri tutti, perché comunque grazie anche a voi che seguite il canale, si può festeggiare. Io vi aspetto stasera nella live, grandissima sfida di Trivial Pursuit a tema fumetti, Come sei messo col trivia? Quante nel ne hai senso, vinte? no, siamo stati sempre pari. Ah, Tipo buono. pari o comunque, ma beh, poi a me è andata particolarmente di culo. Ok. Stasera ci sarà, come sempre, Luca DJ che mi accompagna tantissimo in queste strane live. C'è ancora Umberto di Pelati e Fumetti. Si aggiungono il canale di Curo e l'altro fumetto. Quindi in tutto saremo in 5. Sarà una Royal Rumble, ovvero. C'è chi farà le domande, ci alterneremo io e Luca che abbiamo il trivial, ma tutti potranno rispondere. In questo modo ci saranno meno momenti di silenzio, ci sarà più cacciara, ci sarà più casino, potete rispondere anche voi dalla chat eventualmente. Che dire, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi salutiamo. Noi ci vediamo stasera e poi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci. Ciao ragazzi, ciao ciao! Ciao.